Buongiorno, buongiorno a tutti, magari buon pranzo anche a chi si sta accingendo al pranzo, buon anniversario della Liberazione e buon San Marco. Vedete uno sfondo un po' diverso oggi perché sono qui all'ospedale di 300. Oggi il bollettino, beh, partiamo sempre dalla dimensione regionale, confermando la riduzione dal punto di vista quantitativo, la progressiva riduzione del numero dei casi di positività, quindi la conferma di questo andamento e conseguentemente anche la riduzione dal punto di vista delle degenze sia nell'area medica Covid che nelle terapie intensive. Buon segno e va bene. Non significa, so che avete a noia le mie parole, non significa che il virus l'abbiamo eliminato, l'abbiamo debellato, c'è sempre, è lì dietro l'angolo, tra gli asintomatici in agguato e la possibilità di nuovi casi di positività e il rischio che qualche focolaio, piccolo o grande, possa succedere nei contenitori chiusi, vale a dire ospedali e case di riposo. Per quanto riguarda il bollettino locale, oggi, vabbè, la giornata è buona, nel senso che l'annuncio è di un unico caso, un unico riscontro di positività. Un unico riscontro di positività, si tratta di una signora del 73 dell'Alto Polesine, che la signora è una nostra infermiera, è un'infermiera dell'ULSS, ma con grande probabilità dalla ricostruzione del suo possibile percorso di contagio l'ha contratto in famiglia il virus dal marito che era risultato positivo nei giorni precedenti. Ovviamente, trattandosi appunto di una nostra infermiera, anche se, come ho detto, è molto probabile che il contatto e il contagio sia avvenuto in ambito familiare, trattandosi di una nostra infermiera, dicevo, parte tutta l'attività di isolamento dei contatti e partirà anche l'esecuzione di una serie di tamponi, che riguardano i colleghi con la quale la signora è venuta a contatto nell'ambito dell'attività come infermiera, tenendo presente che da quello che lei ci ha detto, ha sempre lavorato con i dispositivi di protezione e quindi il rischio di contatto tra colleghi dovrebbe essere estremamente basso, ma ovviamente parte tutta l'indagine. Questo quindi per quanto riguarda, diciamo, per quanto riguarda i casi territoriali, quindi ne abbiamo uno solo e va bene. Segno ovviamente in linea anche questo dato, in linea con la situazione generale a livello regionale. Però, come dicevo, bisogna che noi stiamo attenti perché il virus è subdolo. E vi cito sempre per ribadire, insomma, che abbiamo a che fare con un virus che ha elementi che impariamo a conoscere strada facendo, quindi come detto molte volte, purtroppo noi non abbiamo delle certezze definite in maniera scientifica da anni di dati raccolti. La storia la stiamo scrivendo in questi mesi. E ovviamente quando si scrive la storia in itinere, questa storia può anche cambiare rispetto magari a dei punti fermi che avevi in fase iniziale e poi ti trovi per strada che questo punto fermo è un attimo vacillante. Vi avevo, per chi mi aveva sentito nei giorni scorsi o per chi ha letto anche i giornali, vi avevo accennato di un caso di ripositivizzazione di un ospite
della struttura di Fratta Polesine che dopo un lungo periodo di positività aveva presentato i due tamponi negativi e davamo per guarita e che poi si è ripositivizzata. E oggi il dottor Casoni, il coordinatore del Covid Hospital di Trecenta, il direttore della pneumologia di Rovigo, che sta gestendo appunto, no, l'ospedale Covid, il coordinatore dell'ospedale Covid di Trecenta, il dottor Casoni mi parlava appunto di un caso di un signore che lui ha avuto il primo riscontro di positività il 24 di marzo, era stato ricoverato in pneumologia, poi trasferito in ospedale Covid qui a Trecenta. Quattro tamponi positivi finché il 15 di aprile ha il primo tampone negativo, a distanza poi di non meno di 24 ore fa il secondo tampone negativo, considerato quindi dimissibile, sintomatologia scomparsa, dimissibile dal punto di vista di quelli che sono i protocolli che vengono normalmente seguiti a livello internazionale e nazionale, non è andato a casa per una serie di motivi sociali e l'abbiamo tenuto in ospedale di comunità Covid a Trecenta, proprio in attesa di poter tornare al domicilio. Un dubbio relativamente a la comparsa di una sintomatologia che nulla aveva a che vedere con Covid, per scrupolo, per la sensibilità professionale del dottor Casoni, che per inciso sta gestendo in maniera veramente eccezionale, l'attività dell'ospedale Covid di Trecenta insieme al dottor Giuseppe Gagliardi, il direttore della rianimazione della terapia intensiva, ai quali va il mio grande grazie, insieme al dottor Viviani e alle malattie infettive a Rovigo, per il grande lavoro che hanno svolto insieme a tutti i loro collaboratori, gli infermieri, gli OS, tutti i tecnici, veramente un grande lavoro di alta professionalità. Dicevo, lo scrupolo, la professionalità, il dottor Casoni dice: vabbè, facciamo anche il tampone risulta positivo. Cioè un altro esempio di quella ripositivizzazione, e vi assicuro che analizzando in maniera dettagliata tutta la questione, non sono stati due tamponi negativi, un errore tecnico, due falsi negativi, a parte l'improbabilità, ecco, quindi ma proprio tutto. Cioè non ci sono stati errori tecnici, ecco, ma è proprio il riscontro di una ripositivizzazione. Quelle ripositivizzazioni che la letteratura scientifica sta vedendo in ambito appunto dell'esperienza internazionale, sta vedendo rare, ma ci sono, e che pongono quindi ulteriori frontiere dal punto di vista, ecco, della ricerca e della definizione dei protocolli operativi. Quindi, come dicevo, quelli che parevano punti fermi iniziali possono essere rimessi in discussione da quello che poi vediamo per strada, e quindi dobbiamo un attimo andare ad rivedere e a essere ancora più cauti e più attenti dal punto di vista della definizione di guarigione e di dimissione, esperienze appunto che ci insegnano, ecco, di avere parametri ancora più attenti e che metteremo in atto immediatamente. Quindi questo è un aspetto, per carità, molto tecnico, molto clinico, insomma, ma che ha anche un valore di carattere mediatico generale, informativo generale, perché tra le caratteristiche di questo virus, oltre
c'è anche questo che rientrano in quell'aspetto di aggettivo, di aggettivazione subdola che do a questo virus. Sempre per quanto riguarda 300, visto che anche che oggi sono qui, vorrei anche ecco, sottolineare un altro aspetto dell'attività che si sta svolgendo presso questa struttura, che è appunto il nostro ospedale Covid, al di là del lavoro al di là dell'aspetto clinico di trattamento, no, dei pazienti ricoverati, sia per quanto riguarda l'area medica Covid, la semi-intensiva respiratoria Covid e la terapia intensiva Covid, vorrei sottolineare un aspetto direi molto interessante. Ecco, voi sapete, o per chi non lo sa, adesso lo dico, 300 è la sede delle degenze, la sede principale in ambito dell'ULS 5 delle degenze e dell'attività di riabilitazione. L'attività di riabilitazione ambulatoriale, l'attività di degenza, di riabilitazione in questa fase di ospedale Covid è stata sospesa, quindi temporaneamente sospesa, ma il personale della riabilitazione, i fisiatri, i fisioterapisti, si sono messi in filiera, in collaborazione con i medici che gestiscono appunto le tre aree Covid che ho citato, l'area medica, l'area della semi-intensiva respiratoria e della terapia intensiva, per un'attività di riabilitazione dei pazienti degenti. Tenete presente che parliamo di pazienti che hanno una degenza particolarmente lunga. Il percorso di negativizzazione anche nell'asintomatico è mediamente lungo. Nella persona sintomatica e in particolare anche i casi che arrivano al ricovero, la degenza è particolarmente lunga. Noi abbiamo qui persone oramai da più di 40 giorni e ovviamente sono persone che sono allettate e quindi c'è un deperimento dal punto di vista neuromuscolare. Quindi è stata messa in atto questa filiera che oltre alla terapia dal punto di vista medico, ventilatorio, l'assistenza respiratoria o addirittura della terapia intensiva ventilatoria meccanica, viene associato anche un trattamento riabilitativo per queste persone in maniera che quando guariscono dal Covid non siano appunto incapaci di reggersi in piedi. Per l'allettamento e per il deperimento muscolare e neuromuscolare. Quindi questa è un'attività che si sta svolgendo quotidianamente e anche questo direi un aspetto che merita di essere sottolineato dal punto di vista della qualità e dell'impegno. Per quanto riguarda le case di riposo, oggi non abbiamo variazioni, non ci sono novità, la situazione è quella che avevo esposto nei giorni scorsi, continua comunque il monitoraggio attento in tutte le strutture, il nostro team quotidianamente gira da una struttura all'altra per valutare se sono messe in atto in maniera corretta le azioni di monitoraggio, di isolamento e di precauzione, di prevenzione rispetto alla possibilità di infezione nell'ambito della struttura stessa. L'ho detto molte volte e lo ripeto, una volta che noi togliamo il più possibile dalla strada il virus, i luoghi a maggior rischio di possibilità di mantenimento di infezioni e di propagazione di infezioni diventano i contenitori chiusi come le case di riposo o gli ospedali. Quindi per quanto riguarda le case di riposo oggi non abbiamo novità, non vi sono elementi nuovi, la situazione è quella che avevo già detto nei giorni scorsi, tutto sommato una situazione ben controllata e in sicurezza. Per quanto riguarda gli ospedali, non ci sono anche qui elementi di novità per quanto riguarda i nostri ospedali. Come ho già detto, è chiaro che dovremmo ripensare a quello che è l'ospedale di domani, dopodomani,
domani, nel senso proprio di domani, una volta che entreremo nella fase 2, non sarà più lo stesso ospedale di prima del Covid. Ci saranno tutta una serie di attenzioni, di livelli di sicurezza molto alti che verranno mantenuti, che comporteranno la piena collaborazione da parte di tutti noi cittadini nell'utilizzo dell'ospedale. In ospedale ci si deve andare per situazioni di stretta necessità, nel senso che l'ospedale è un luogo a rischio. Per chi vi entra è un luogo a rischio per chi vi è presente, vi è degente. Quindi, nella logica di cercare di ridurre al minimo i rischi all'interno dell'ospedale, continuerà a rimanere la regola di ridurre gli accessi al minimo indispensabile dal punto di vista dei visitatori. L'ospedale continuerà a fare l'ospedale, a curare le persone, ad accogliere i degenti, ma per quanto riguarda i visitatori, gli ospiti, le persone che vengono da fuori, in ospedale si dovrà andare proprio in maniera per stretta necessità. Stiamo predisponendo il piano per la riorganizzazione dei livelli di sicurezza, i percorsi, le modalità di approccio, la gestione delle visite specialistiche, ambulatoriali che riprenderanno gradualmente la loro normalità, tutta la parte della diagnostica, le degenze, ho già fatto alcuni accenni all'individuazione di aree filtro, insomma, ma è soprattutto, cioè, per le persone, per il visitatore, per la persona che entra in ospedale e poi ci esce per una prestazione specialistica, per andare a trovare una persona, ecco, per tutti questi dobbiamo cercare di capire, ecco, che la situazione non sarà più come prima. Dobbiamo avere responsabilità, pazienza anche nell'accettare delle situazioni che sono un po' che sono limitanti rispetto a prima. Si lavorerà moltissimo su appuntamento. Attività che prima erano ad accesso libero saranno su appuntamento, i prelievi del sangue, tanto per citarne una, ecco, quindi saranno su appuntamento. Insomma, noi dobbiamo cercare di fare in modo che le persone entrino una a una, non ci siano assembramenti, ridurre al minimo i rischi. I rischi per se stessi, per chi entra, i rischi per chi vi opera dentro l'ospedale, i rischi soprattutto per chi è degente, cioè le situazioni più fragili, i pazienti ricoverati all'interno dell'ospedale. Abbiamo oggi, a proposito di ricoverati per quanto riguarda il Covid, abbiamo 40 ricoverati, 16 nella semi-intensiva respiratoria qui di 300. 21 nell'area medica Covid di 300, 3 in terapia intensiva. Di questi 3 in terapia intensiva, uno è stato anche estubato in fase di svezzamento. Grande lavoro svolto dalla terapia intensiva. Sono nati 3 bimbetti nella giornata di ieri, 2 a Rovigo e 1 a Adria. E per quanto riguarda sempre un po' i dati generali, quindi dobbiamo registrare anche 7 guariti rispetto a ieri, per cui sono in totale 106, 7 guariti, sono 421 in totale le persone che sono risultate, le teste risultate positive dall'inizio dell'epidemia ad oggi in Polesine. Circa 600 le persone che sono in isolamento domiciliare, quasi 11.500 i tamponi eseguiti, e bollettini della quotidianità, di una quotidianità che prosegue in presenza del Covid, di una quotidianità che proseguirà anche nel futuro, monitoraggio attraverso gli screening, attraverso i test sierologici, attraverso i tamponi. Quotidianità che proseguirà attraverso gli isolamenti, gli interventi preventivi di isolamento domiciliare, e continueremo a curare le persone augurandoci che possano essere sempre, sempre meno.
Vi auguro un buon pranzo per chi si accinge e buona prosecuzione per chi ha già iniziato.